Rieccoci qui da Palazzo Mezzanotte, dove è in corso la EN5G Forum. Ho il piacere di avere qui con me Alberto Fioravanti, fondatore e presidente di Digital Magics. Grazie per essere qui con noi. Anticipando un po' quelli che saranno i contenuti del suo intervento, possiamo spiegare meglio come PMI e startup possano essere veramente degli sproni in ottica di competenze e soluzioni attraverso questi cosiddetti digital enabler, cioè AI e 5G, che sono oggetto poi del nostro intervento? La risposta è semplice. Noi da anni applichiamo l'open innovation per aiutare le aziende a fare innovazione, aiutati da energie e idee che arrivano dall'esterno. In pratica siamo un ponte che consente alle aziende di cercare le startup e le PMI innovative che possono aiutare nel percorso di innovazione. Non è un problema di cercarle, è un problema di aiutare l'azienda a capire come affrontare, come approcciare questa metodologia, come prepararsi, e viceversa anche la startup come mettersi in relazione con una corporate, che, ripeto, è importantissimo per la crescita dell'azienda, quindi è importante sia per il cliente, ma è importante anche per le nostre startup, che hanno bisogno in primis di clienti. Quindi l'esperienza è: un'azienda che vuole affrontare un'avventura sulle AI si faccia aiutare da una startup che ha una soluzione magari verticale per il suo problema, facendo sì che si porti a termine velocemente un test, un proof of concept, si misura e c'è la possibilità poi di internalizzare, una volta dimostrato che può funzionare, anche il know-how. E poi magari tra queste due aziende si crea una relazione non solo cliente-fornitore, ma diventa un finanziatore della startup o magari un socio. Ecco, proprio dal vostro osservatorio privilegiato, al centro comunque di questa discussione, l'intelligenza artificiale, ma a che punto è l'Italia nell'ambito dell'intelligenza artificiale? Secondo alcuni recenti studi anche di McKinsey, solo attraverso l'intelligenza artificiale nel 2030 il PIL può crescere del 13%, quindi raggiungendo oltre 200 miliardi di euro. È davvero un enabler, ma quali sono ancora gli ostacoli che non permettono che questo diventi e sia già una realtà? Allora, abbiamo sicuramente il numero limitato di studenti che escono dall'università con questi skill. Il limite superiore è dato da questo. Abbiamo viceversa troviamo spesso nelle aziende che non sono abbastanza mature sui loro big data, come dire, c'è un lavoro da fare prima di applicare l'intelligenza artificiale, che è quello di lavorare sui dati dell'azienda, sui grandi moli di dati. E il terzo elemento è che quindi i dati non sono ancora stati digeriti bene all'interno dell'azienda, non sono gestiti, o peggio ancora, nell'azienda non c'è già pronta il know-how di dove sono, cosa farne, quindi si scatta il pensiero. Penso che l'approccio corretto sia quello di dire: questa attività ti porta più business. La chiave giusta è: bisogna scatenare energie dall'amministratore delegato, perché deve capire che con queste cose porta efficienza nei suoi sistemi, porta maggiore comprensione dei fenomeni dinamici che appaiono sul mercato, quindi maggiore business. Ne vale la pena investire su queste cose per essere pronto a confrontarsi con il mercato del futuro. Mercato del futuro che, insomma, è già in parte realtà, ma che vogliamo ovviamente incentivare anche attraverso confronti come questo. Io ringrazio nuovamente Alberto Fioravanti per essere stato qui con noi e cedo la linea allo studio.